Incontri di stile all'Enoteca regionale della Lombardia Cassino Po' di Broni, questa sera protagonista insieme all'azienda Bruno Verdi di Caneto Pavese, l'azienda La Costaiola Rossetti e Scrivani di Casteggio. Siamo con Michele Rossetti. Ciao Michele, ben trovato. Ciao. Allora, metodo classico, grande vocazione, grande identità di questa terra e anche la specializzazione aziendale. La Costaiola Rossetti e Scrivani vuol dire grandi metodi classici da Pinot Nero. Perché questa scelta e cosa degusteremo questa sera? La Costaiola ha deciso tempo fa di specializzarsi, di dare distintività, di dare stile, di dare fascino ai propri vini, puntando direttamente e convintamente sul metodo classico. Sul metodo classico del Pinot Nero, però. Siamo in una terra, l'Oltrepò Pavese, dove 3.000 ettari di Pinot Nero pongono questa varietà come una eccellenza. Siamo una delle prime zone al mondo come superficie investita a Pinot Nero. Qui il Pinot Nero ha trovato casa. Quindi è stata quasi una scelta obbligata. Il metodo classico è fascino, è eleganza, è stile, è capacità di comunicare, è distintività. Il Pinot Nero è una delle varietà più nobili al mondo. Il connubio fra il Pinot Nero e il metodo classico dà dei risultati in Oltrepò Pavese decisamente eccellenti. Noi abbiamo fatto la scelta di puntare su questa varietà di uve, su questo metodo, creando quasi forse un ramo d'azienda, la Rossetti e Scrivani, che crediamo sarà il futuro della nostra azienda. Stasera degusteremo il rosé, quindi questa pura espressione rosa del Pinot Nero, ma completano la vostra piramide spumantistica aziendale un Brut bianco e il prodotto di punta che è un Nature, che è la novità che sta riscuotendo anche attenzione sul canale Horeca, ma anche da parte della critica. Perché puntare in particolare a completare e portare in alto la gamma spumantistica su uno spumante non dosato? Perché è la quintessenza del metodo classico. Il Brut Nature, il Padosé o il Pasoperé, a seconda di come lo si vuol chiamare, manda un messaggio alla critica, al consumatore, al wine lover molto chiaro. Sono così, senza trucco, senza inganno, verrebbe da dire. Cioè è il modo più ortodosso, il modo più nobile, il modo più difficile di fare spumante metodo classico. Non puoi sbagliare nulla, devi avere in mente il risultato finale al momento del tiraggio, cioè 4 anni prima di quando il prodotto debutterà sul mercato. E quindi questa è un po' così la Champions League dello spumante metodo classico. Non che coi Brut o gli Extra Brut si possa fare chissà che cosa, è chiaro che bisogna sempre e comunque lavorare sulla qualità partendo dalla filiera della qualità, quindi dal vigneto fino al prodotto finito, e quindi sono una serie di passaggi, una serie di anelli di una lunga catena che porta una varietà d'uva nobilissima come il Pinot Nero a esprimersi nel massimo del suo potenziale. Oltretutto rosé e in particolare il Pinot Nero rosé dicono lo stesso messaggio, se vogliamo, un po' del Nature, cioè è un prodotto naturale, è un prodotto che conserva il suo colore originale, è un prodotto che è molto meno lavorato, dove l'intervento dell'uomo e dell'enologo e della cantina sono più limitati rispetto ad altri prodotti. E quindi rosé e nature sono due espressioni davvero singolari, davvero estreme, davvero autentiche dello spumante metodo classico. Ultima domanda, progetti per il futuro. Oggi la Costaiola Rossetti e Scrivani guarda il canale Horeca, guarda il canale Grande Distribuzione nel segmento premium, ma guarda anche all'internazionalizzazione. Sì, la sfida dell'internazionalizzazione è una sfida molto difficile, molto complicata, soprattutto per aziende di filiera, per aziende di famiglia, come tante sono quelle dell'Oltrepò Pavese. Ci si confronta col mercato globale, il mercato dei grandi numeri, un mercato con la M maiuscola che è tutto il mondo, e quindi bisogna innanzitutto capire quali sono le tendenze, quali sono gli orientamenti. Bisogna fare i conti, ad esempio, sul fatto che le bollicine metodo classico sul mercato internazionale non sono ancora conosciute, sono un patrimonio, sono un valore. Il Blanc de Noir che nasce in Oltrepò Pavese a livello italiano sta riscuotendo ottimi successi e grandi attenzioni da parte della critica e del consumatore. Sul mercato internazionale non è ancora così, quindi bisogna fare
prima un lavoro di educazione, un lavoro di spiegazione, di filosofia del vino, e poi affrontare i mercati. Però è ineludibile, è imprescindibile per un'azienda moderna del nuovo millennio non confrontarsi con il mercato internazionale, vuol dire rimanere nell'asfittico mercato italiano, e questo non ce lo possiamo permettere.